con lo speaker si dice così, che ormai qui a Palaghiaccio ormai lo conoscono tutti. Che bello vincere. Bellissimo, bellissimo. Con la Coppa Italia è stato bellissimo. Stasera ancora di più, cavolo, riconfermarsi. Poi dopo una partita così tirata, così difficile, con questo pubblico, ma no, è stato unico, clamoroso, veramente bello, veramente, veramente bello. Sembrava a un certo punto che si era incantato il disco sul gol di Perla. Rocco, Perla, Rocco. È andato avanti, forse è andato avanti, hanno stop fino a quando è arrivata la sirena. Praticamente gli ultimi secondi ci sentiamo solo te. Per un attimo ho pensato di farlo fino alla fine, poi ho detto no, vabbè. Godiamoci anche l'urlo finale del pubblico che è più unico, no, no, più unico che erano, però era un momento unico da far vivere. Quando ha segnato Perla non ci credevo, anche non so se avete visto, siamo esplosi qua dietro. Bellissimo, 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 bellissimo. Cioè, no, no, Vincere sono emozionato, sono dopo emozionato. 7 partite, però possiamo fare un applauso anche al Caldaro che ha dimostrato di essere una squadra tanto di cappello e anche alla loro tifoseria che li hanno sostenuti. Assolutamente, ci hanno dato del grande filo da torcere perché sennò non saremmo arrivati a gara 7. Io sai che mi sono avvicinato da poco al mondo dell'hockey, però per quello che ho potuto vedere, per come mi hanno potuto raccontare questa squadra, è una squadra che ha una cazzimma da vendere, l'hanno dimostrato, ci hanno messo seriamente in difficoltà perché comunque è innegabile, però alla fine campioni siamo noi, quindi merito, onore al Caldaro e ai suoi tifosi che li hanno seguiti. Un applauso anche ai nostri tifosi che si sono fatti un sacco di trasferte infrasettimanali in questo periodo, giusto dare anche loro dire quello che meritano, però i campioni siamo noi. Onore al Caldaro, ma i campioni siamo noi. L'ultima cosa, questa tegola che ci è arrivata in settimana dei 16 punti della Palacanestro Varese, è una tegola che come verrà assorbita dalla società, dai tifosi e anche dalla squadra domani a Trieste? Dobbiamo giocare a testa alta, semplicemente. Testa alta come sempre, come abbiamo sempre fatto e speriamo di uscirne più forti. Questo è. Intanto ci godiamo la festa di questa sera. Poi vediamo quello che succederà perché non possiamo dire nulla. Grazie mille, grazie per quello che dai a entrambi gli sport. Grazie, grazie a te, Ro.